Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Arrivati alla fine di questa serie di video dedicati a Get Better Sound, mi pongo alcune domande per arrivare a delle conclusioni che, lungi dall'essere definitive, voglio essere, come tutti gli interventi che ho fatto, delle aperture di dialogo, delle aperture di dibattito, spero sereno e soprattutto come dire, foriero di ulteriori approfondimenti e ulteriori chiarimenti tra gli appassionati di alta fedeltà. Io credo che le conclusioni siano molto semplici e molto sentite. Io credo che l'alta fedeltà sia un gioco molto divertente e molto appassionante. Credo che debba rimanere un gioco e non diventare una religione. Credo che possa rappresentare una crescita emozionale e culturale, perché ha a che fare con forse l'espressione di arte più universale che esista, che è la musica, e che credo debba mantenere il centro, l'attenzione proprio sopra la musica e sopra il piacere di averla riprodotta nel miglior modo possibile. Questa è la mia opinione di fondo. Ottenere il miglior suono passa anche attraverso una certa esperienza di ascolto e una certa esperienza di approfondimento tecnico e tecnologico volto ad ottenere il meglio dai componenti che costituiscono una catena audio, quindi possibilmente non acquistati per sentito dire o per puro caso, ma invece acquistati a ragion veduta e come dire, migliorati nel tempo attraverso una crescita di esperienza e di desiderio di ottenere il meglio possibile, limitatamente, lo ripeto fino all'ennesima potenza, limitatamente a quelle che sono le possibilità che ci possiamo concedere, e soprattutto non dimenticandoci che l'obiettivo è sicuramente quello di ottenere il suono migliore e non di sentire quattro dischi speciali costantemente ripetuti in una logica dove la musica, che dovrebbe essere al centro del piacere, diventa un accessorio rispetto alla modalità con cui essa viene riprodotta. Quello che è certo è che in questo momento noi siamo circondati dalla musica. L'utilizzo delle device portatili, del mobile, consente rispetto al passato una diffusione assolutamente incredibile della musica, con modalità obiettivamente diverse dal passato, dove era confinata dentro la casa e nella sua qualità confinata dentro soltanto gli impianti stereo. Oggi la musica viene fruita in tutte le maniere possibili e in maniera estremamente facile. Certo, il problema è passare dalla fruizione della musica, che è comunque importante, la base di tutto, alla voglia di fruirla in una maniera più raffinata e più realistica. Questa è l'essenza dell'alta fedeltà, fondamentalmente. C'è da augurarsi in questo senso che come dire, la passione per la stereofonia di qualità, che ha avuto una acme secondo me tra gli anni 70 e gli anni
negli anni 80, ha avuto poi lentamente negli anni 90, per non parlare poi del XXI secolo, una sua caduta, nel senso che si è aumentata, come ho detto, la disponibilità e la facilità di ascolto della musica. È altrettanto vero che la ricerca di una qualità di ascolto elevata è diminuita, un po' perché come dire, il Trenino Rivarossi per adulti che è stata negli anni d'oro, la stereofonia e l'alta fedeltà, quindi un gioco, come dire, che coinvolgeva moltissime persone, nel tempo è un po' scemata a favore di altri device. Cioè adesso quella passione e quella diffusione è più concentrata, per dire, sulle console di videogiochi, ho l'impressione, piuttosto che sul cambio costante dei apparecchi mobile che il mercato ci continua ad offrire con una velocità pazzesca e con quindi una induzione del bisogno che una volta era propria invece proprio dell'alta fedeltà. Però io credo che la musica liquida, proprio la musica liquida, specialmente se si diffonderà, come sembra, anche la disponibilità di qualità elevata di segnale anche attraverso i grandi distributori di musica in rete, per esempio Spotify, potrebbe portare di nuovo in auge la voglia di ascoltare questa musica ad alta risoluzione attraverso catene di ascolto che non siano delle cuffiette, ma che siano delle catene di ascolto adeguate alla qualità che viene e verrà proposta. Ecco, io quindi ho molta fiducia nel futuro dell'alta fedeltà. Io credo che possa tornare in auge e esserci un rinascimento. Ma perché questo accada occorre che gli audiofili recuperino l'importanza della soggettività dell'ascolto. Cioè, in altre parole, io credo che, e queste sono le conclusioni a cui vorrei arrivare per questa serie di video, il mio invito è, da un lato, educarsi a che cos'è un buon suono riprodotto e quindi cercare di ascoltare molto e capire cos'è la vera alta fedeltà, ma dall'altro fidarsi molto del proprio gusto. Credo che sia indispensabile. Ognuno ha il proprio suono nel cuore, ha la propria passione per la musica nel cuore ed è quella che va seguita. Cioè, l'obiettivo è quello di trovare il nostro suono, non il suono assoluto, il suono che piace agli amici che vengono in casa a sentirlo. L'importante è che a noi piaccia e che noi lo andiamo a cercare, perché vedete, se puntiamo a questo, più facilmente arriviamo a quel climax, a quel livello di qualità che non si raggiunge certamente al primo colpo e che è un percorso anche un po' accidentato, fatto a volte anche di errori, perché no, ma che ci porterà e ci potrebbe portare a quella che io chiamo la scelta tranquilla e definitiva, per potersi poi immergere con serenità e tranquillità dentro la musica, dentro il piacere dell'ascolto, dentro l'aumento non della nostra cultura audiofila, ma della nostra cultura musicale, che ci permetta di goderne al meglio e per tanto tempo, senza patemi d'animo e senza bisogno di continui cambi che poco hanno a che vedere con la qualità della musica che ascoltiamo e molto hanno a che vedere con una passione che a volte, e questo non è una cosa positiva, può trasformarsi un po' in una mania e può nascondere pertanto ragioni, come dire, altre che non sono quelle del piacere dell'ascolto, ma come tutte le manie, una
isolamento dell'affetto, cioè un trasformare l'aspetto positivo che è la musica in un simulacro della musica stessa, fatta di ricerca tecnologica e di inesausta voglia di miglioramento, quando in realtà il vero miglioramento che dobbiamo fare, che dovremmo avere, è quello della nostra cultura musicale e della capacità di scoprire gli interpreti, le emozioni che ci danno, il piacere che l'ascolto della musica ci può dare e soprattutto l'incredibile magia che un brano musicale che va diritto al nostro cuore ci può lasciare nel tempo e ci può far crescere come persone e non soltanto come audiofili. Sabe Dios che angustia ti accompagnò, che dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta